la mia bella voce da trans, vabbè. È raffreddatissima e con un tossone pazzesco. Sono andata ieri dal medico di base, mi ha prescritto tutto e adesso inizio a fare la cura come si deve. Potevi arrarci un po' prima, Lacinio? No, vabbè. Allora, mi avete chiesto un get ready with me. E allora ho detto va bene, si può fare, perché no? E allora mi leggo un attimo i capelli. Allora, dopo ho già messo a riscaldare anche la piastra, che è questa qua della Babyliss. E così vi faccio vedere anche per alcuni boccoli, vabbè, che sono venuti via. Allora, vabbè, ne rinnovo qualcuno. Così vi faccio vedere come faccio, perché mi avete detto fai un tutorial per ciompe, perché non riusciamo mai. Allora, sappiatelo, io non ho manualità per niente, quello è l'unico aggeggio che mi fa diventare i capelli come si deve. E mi tengono botta anche per la notte, perché li ho fatti ieri pomeriggio, ci ho dormito, oggi è sabato mattina, quindi è andata anche abbastanza bene. E non ho manualità, quindi io non riesco a girare il ferro, il capello, fare tutte le giravolte. No, non ci riesco. Quindi con quello invece che fa tutto lui, perché risucchia il capello e te lo rilascia riccio. Allora, iniziamo. Devo truccarmi, devo fare il restauro, come si dice, e iniziamo. Allora, non ho tutto Avon, quindi Avon mi scuserà, ma io non uso sempre tutto Avon. Però devo dire che insomma, giusto che cos'è che non è Avon? La matita per le sopracciglia che è di Diego Dal Palma e la Naked per gli ombretti. Voglio iniziare a terminare un po' di cose. Iniziare, cioè, in realtà è da un bel po' che vorrei terminare queste cose, ma c'ho il cassetto pieno, quindi che devo terminare? Vabbè, voglio terminare invece, sto terminando il fondotinta di Avon nella tonalità medium beige, è la mia tonalità. Mia tonalità, ok, medium beige. E va benissimo. Ho ricominciato a mettere un po' di fondotinta, non su tutto il viso, come vedrete, ma soltanto sul naso, insomma, un pochino sulla fronte, di poco proprio, perché ancora ho ancora un colorito da abbronzatura. Ok, e che vi racconto? Non so bene che cosa raccontarvi. Come sapete, sono rimasta sola, non ho più manco i bambini. No, vabbè. No, perché vabbè, ci stiamo separando io e mio marito, novità di giugno. E quindi adesso a weekend alternati lui si tiene i bambini e questo è proprio un weekend suo. Vi dirò che almeno mi riesco, cioè devo trovare il buono delle cose perché sennò non andrei avanti e quindi vado, cioè devo trovare il buono e allora vabbè, dico che vabbè. Tutto sommato non va neanche così male, almeno non ho sempre i bambini e posso riposarmi ogni tanto. Allora, come vedete, ho messo proprio una piccolissima quantità di fondotinta e la sto passando su tutto il viso, ma era proprio poca poca, quindi in realtà il grosso è andato sotto agli occhi e un pochino qua, perché qua un po' la parte è un po' più bianca. Però per il resto va bene così. Io dopo metto anche la terra. Ecco qua, terra di Avon. Questa è la Ideal Luminous. È per il contouring nella tonalità Peach Contour. In realtà questo non c'è più. Quindi non so cosa dirvi. Cioè, c'è nei due colori separati. Quindi volendo trovate il blush di questo colore e la terra di questo colore, ma non vi so dire, devo vedere dal catalogo qual è, al limite ve lo metto qua sotto nel box informazioni. Ok, quindi pennello angolato e vado. Quindi sì, dal venerdì pomeriggio che li va a prendere a scuola, io mi guardo allo specchio perché se no non riesco a vedere bene quanto ne metto, e li va a prendere lui a scuola fino al lunedì mattina che li riporta e o io o i miei genitori li andiamo a riprendere e quindi io sono sola. Ieri sera sono uscita, sono stata al negozio Hidden Forest Market perché c'era la presentazione della nuova linea, se magari primavera estate, autunno-inverno. Sarà che io voglio
voglio sempre la primavera. E quindi sì, hanno presentato la nuova collezione autunno-inverno e come ospite d'eccezione c'era la Miki. Quindi abbiamo fatto, lei ha fatto gli onori di casa e quindi l'abbiamo festeggiata. E poi è arrivata anche la Fede, la Marta, e io ero andata con Melody. Ciao Melody! E poi io sono andata via prima perché in realtà la mia serata non era finita. Oh, quando tutto, quando niente, perché ieri sera appunto due appuntamenti, uno dietro l'altro, stasera probabilmente manco esco, ma va bene. Vabbè, dai, mi riposo a casa, quindi va bene così. Allora, blush, sempre dalla palette, quindi di Avon, la parte, ok, blush, vabbè, avete capito. Qua sfumo, sfumo, sfumo perché sennò sembro Heidi. Non posso neanche dirvi che cosa mi raccontate voi perché non potrei sentirvi. No, ma raccontatemi magari nei commenti che cosa fate ogni tanto il sabato e la domenica per chi non studia e magari non lavora, perché poverette, in effetti. Io sono sempre contenta quando arriva il venerdì perché poi c'è il sabato e la domenica, ma in effetti non mi rendo conto che dovremmo fare un minuto di silenzio per chi studia e quindi è perennemente sui libri anche il sabato e la domenica. Anzi, magari a maggior ragione perché magari durante la settimana lavoricchia. Fantastico. Ah no, questa settimana c'è stata la giornata nazionale del reclutamento Avon. Quindi vi ho fatto la macumba e vi ho detto, dai, diventate presentatrici Avon, diventate presentatrici Avon. È andata bene, perché due di voi sono diventate presentatrici Avon. Quindi ve lo rifaccio, diventate presentatrici Avon, contattate la Lacinio. No, a parte gli scherzi, contattatemi perché vi posso far diventare presentatrici, quindi vi posso dare tutte le informazioni che necessitate. Quindi contattatemi in privato e così vi darò le informazioni. Allora, finita la base, andiamo con matita occhi. Però no, prima facciamo prima con gli ombretti. Allora, uso la Naked Basics, quindi la 1, e uso i due colori, allora, i due chiari nell'interno dell'occhio. E invece i due marroncini per scurire un po' la parte esterna. L'avrò detto con la terminologia giusta? Non lo so. Voi mi prendete così com'è? Ah no, non è il caso di guardarmi in telecamera perché sennò non vedo quanto ne metto. Meglio che mi guardi allo specchio. Adesso dopo andrò a fare anche l'aerosol. Mi ha dato anche il prodotto il medico, così farò l'aerosol, poi sto prendendo lo sciroppo, poi la finestra per il vento e poi che altro? Ho avuto un po' di male ai reni, quindi mi ha dato anche da prendere la medicina per i reni. No, ma come si dice? Un catorcio. 34 anni, un catorcio. Ma va bene, dai, va bene, va bene. Mamma mia, sta voce. Oggi volevo registrare anche il video per le Instamamme e quindi adesso appunto mi trucco con voi, mi vesto con voi e poi mi vedrete così come mi vedrete ora anche nel video delle Instamamme. Oggi doppio video della Lacinio, cioè che culo, cioè non lo so. E mi vedrete sia sul mio canale perché adesso caricherò, monterò e caricherò anche questo. E poi in serata, visto che sto a casa, monterò e caricherò anche quello delle Instamamme. E non lo so, no, però non andrà online oggi perché è il video di ottobre, quindi andrà online a ottobre. Ma ormai ci siamo, dai, oggi è 30. Oggi, sì, oggi è 30. Domani arriverà anche il Papa a Bologna, infatti ci sono tutte le strade bloccate. Hanno tolto tutti i cassonetti del Rusco, per chi non lo sapesse perché è del sud, Rusco uguale immondizia. E quindi per sicurezza ovviamente, su tutta la linea, su tutto il giro che farà il Papa. Poi domani alle 12 farà l'Angelus in Piazza Maggiore,
quello sarebbe stato bello vederlo, ma domani mi tornano i bambini solo per domani perché il marito aveva da fare. L'ex marito. Iniziamo a chiamarlo con i giusti nomi. Ah, non vi ho detto, la matita che sto mettendo è la Cosmic Brown, la Glimmer Stick Eyeliner di Avon True. Mi trovo benissimo, è di quelle che non si temperano perché viene sulla mina, su e giù la mina, nella tonalità appunto Cosmic Brown, e la metto nell'arcata nell'arcata sopracciglia, buonanotte, la metto sopra nell'occhio dentro. E in realtà la posso mettere anche sotto, ma in realtà oggi sotto vado con l'altra, la Super Shock, nella tonalità Savage che ho da tanto tempo e ne ho tante perché mi piaceva tanto. Ma la trovate anche di questo colore anche di Avon True. E quindi dopo vi metto anche il codice, cioè non il codice, la colorazione e come si chiama nel box informazioni. Ok, io non so fare una riga di eyeliner di quelle grosse, ma vi dirò che non mi piace neanche. Quindi io vado di linea sottilissima all'interno dell'occhio. Solo per dare un po' un tocco così ermetico allo sguardo. Sotto invece andiamo con Savage, quindi questo verde petrolio, veramente molto bello, che dà comunque un tocco luminoso allo sguardo e mi piace veramente molto. Ogni tanto per cambiare, perché o mi metto tutto nero o mi metto tutto marrone o metto marrone sopra e questa sotto. E quindi ecco qua, la metto sotto all'interno. Ora con le luci voi non vedrete praticamente niente, mi sa. E mascara, allora dov'è? Qua, mascara, sto usando il nuovo MAC, il nuovo Big Style di Avon, è appena uscito e pubblicizzato anche in televisione da Melissa Satta, la nostra testimonial, ed è formidabile. Adesso ve lo faccio vedere. Ha lo scovolino bello ciccioso, cicciottoso. A me piacciono gli scovolini cicciottosi perché prendono bene tutte le ciglia e fa veramente, mi metto il più vicina possibile, fa veramente delle ciglia sensazionali. Cioè, vedete la differenza? Vedete che qua non ce l'ho ancora, qua invece ce l'ho. Ecco, vedete, ecco, qua si vede, guardate come le ha già piegate e le ha volumizzate. Cioè, fantastico. Adesso andiamo di qua. Vedete che qua non ho ancora niente? Vedete, qua è fantastico. Il prima e dopo, cioè, ho proprio notato che con questo non avete bisogno di mettervi ciglia finte ed è perfetto per me perché io non me le so mettere. Cioè, sapete che io non mi so mettere le ciglia finte? Vi dirò che vorrei imparare perché mi piacerebbe provare. Cioè, ho provato già con il servizio fotografico e mi piaceva molto, però messo da altri viene meglio. Allora, ok. E le sopracciglia. Sopracciglia usa invece la matita 102 di Diego Dalla Palma, da una parte ha lo scovolino per pettinarle, dall'altra la matita. E in realtà io non sono buonissima a fare le sopracciglia, però ho imparato giusto così, alla buona, alla vecchia, come si dice qua a Bologna. E quindi vado solo di matita. Il caro Massimo di Diego Dalla Palma me le ha sfoltite e io ho già fatto le mie sopracciglia, sono già a posto così, ecco, io non è che sia molto. E, rossetto. Allora,
E adesso ci sono i nuovi, così ve li faccio anche. C'è il nuovo lipstick, non lipstick, la nuova lacca liquida di Avon. E ci sono sia le tonalità matte che le tonalità shine. Io le shine non le sopporto, ma non solo di Avon, non sopporto nessuna tonalità shine. Quindi nessun rossetto liquido, nessun rossetto glitterato, non supporto i glitter. Perché vanno da tutte le parti. Io amo tutto quello che è matte, tant'è vero che di Avon io già appunto amo, stramo il rossetto, vabbè adesso questo finendo ne ho già un altro, il rossetto, il Ravishing Rose di Avon, il matte, ok? Io uso sempre questo qui, infatti questo ormai è finito, è la fine. E questo adesso è quello che ho iniziato. Ravishing Rose, vi metto sempre qui sotto il nome. Ed è matte, io adoro i matte. Ok, e allora adesso ho voluto prendere il matte anche delle tinte labbra. Non mi veniva la parola. E quindi adesso vi faccio vedere com'è. Scovolino a goccia, così si riesce a stendere molto meglio. Vedete che questo colore è proprio è tipo il Ravishing Rose, quindi è un rosso ciliegia tendente al fucsia, insomma, bellissimo. Si stende veramente molto bene. Non rimane, non è secco perché è una, cioè non si secca dopo, quindi non vi secca le labbra, perché è una lacca. Non so se riuscite a vedere bene il colore, che da qua sembra rosso, in realtà è un rosa. Sì. Comunque, insomma, la stesura è comodissima, come avete visto, cioè si stende veramente bene e riuscite anche a fare bene tutto il bordo. Rimane tutta la giornata, credetemi, mangiando, bevendo, cioè potete fare di tutto ed è veramente fantastico. Ok, passiamo ai capelli. Ecco, allora aspettate che tolgo un attimo questo perché non voglio che mi rimanga poi. Ok, allora passiamo ai capelli. Questa adesso è bella calda. E faccio questo. Allora dovete prendere con questa piastra, dovete prendere ciocche piccole perché sennò vi si incastra e poi dovete tirare. Non, a me non è mai successo di strappare o che altro, quindi state pur tranquille, non succede niente. E piastra, la mettete con la parte cicciottosa sotto, mettete dentro, chiudete, vedete, lui ve lo prende, inizia a contare, a fare 5, 2, 3, 4, 5, ecco, e lascia. Cioè è fantastico perché appunto fa tutto lui, voi non dovete fare niente. E quindi si va avanti con un'altra ciocca. Lui adesso con questo rumore la sta attorcigliando. Poi fa 5 suoni, al quinto vi dice ok, adesso potete toglierlo. Visto? Cioè, è veramente, veramente comoda, non devo fare niente, io non devo attorcigliare niente. Ecco, proviamo con invece una ciocca più grande. Ecco, ve la fa, ovviamente. Deve essere bella liscia però, cioè nel senso non deve avere capelli che vanno e vengono da tutte le parti perché sennò dopo vi si intrecciano. Ecco, così viene. Ci sono tre, allora, tre misure. 12, 10 e 8 sarebbero i secondi e
E vabbè, 1 e 3, vabbè, questo 1 e 2 per accenderlo, ok. Però se lo fate, io faccio sempre di 12 perché vi fa il riccio un pochino più definito e rimane di più. Non ho mai provato 8 e neanche 10, perché a me piace proprio così, quindi io lo voglio così. Il cavo, adesso facciamo un po' anche di qua, però direi che insomma hanno tenuto comunque. Adesso non li avrei fatti se non dovevo fare il get ready with me per voi, quindi li avrei lasciati così molto perché mi piace anche quello spettinato. Poi ecco, non li sto facendo tutti, come potete vedere sotto ci sono dei capelli che rimangono lisci perché mi piace anche che non sia tutta la testa riccia, perché sennò divento madre Maria Teresa. Allora togliamo questo, minuto, ok. Ecco, il ciuffo per esempio mi piace che adesso sia così, è morbido ma non è riccio. E magari rifacciamo questo che... Lo sentite quando si incastra, perché si ferma e inizia a suonare subito e vi dice no, no, c'è qualcosa che non va, non sono riuscita a attorcigliare. Perché dentro, in questa parte cicciottosa, ha proprio una rotellina che vi attorciglia il capello e quindi con il caldo ve lo rilascia, ecco. Bellino lui. Ecco qua. Venuto. A posto. Adesso guarderò poi dietro con lo specchietto che ho lì, guarderò dietro se ce n'è qualcuno, uno o due, perché dormendo magari. Poi stanotte ho dovuto dormire con tre cuscini, dormire così perché sennò veniva con la tosse e quindi non mi sono mai potuta girare di lato, quindi è per quello che di lato sono anche abbastanza buoni, ma dietro ho quasi la sensazione che siano tutti piatti, quindi adesso mi guardo con lo specchio laterale e vedo se ce n'è uno o due da dover rifare. Allora ragazze, spero che questo... Ah no, ma c'è anche l'abito, dobbiamo fare ancora l'abito. Allora, un attimo solo e ci vestiamo. Eccomi pronta! Allora, no, vi devo mettere girati perché sennò non vedete tutto l'outfit. Eccoci! Visto? Pronta! Allora, qui forse riuscite a vedere bene i colori. Sì, qui riuscite a vedere bene il colore del rossetto. Allora, ho messo maglietta Momo Sti, manica lunga. E pantalone quello di Zara con gli strappi, quello meraviglioso, fantastico. E ballerina, adesso poi vedrete nell'Instagram Stories di oggi, perché dai, i capelli sono venuti anche molto bene. E sopra ho messo il giacchettino di pelle di Nuna Lie, e così faccio l'abbinamento colore degli occhi e giacca. È lo stesso colore, questo è il questo colore qua degli occhi, cioè della matita, e questa qua mi piace veramente tanto. Così almeno se è freschino, magari oggi è caldo, quindi oggi posso anche togliermela quando poi esco. Però almeno mi porto sempre qualcosa, anche perché devo coprire questa gola. Bene, allora il Get Ready With Me è finito. Spero vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto compagnia e ci vediamo al prossimo video. Grazie, grazie a tutte per i messaggi carini che mi avete mandato in questi mesi. Grazie, veramente tanto, ho veramente tanto apprezzato. Continuate a farlo perché mi tirate su di morale. E grazie a voi se sto tirando fuori la gran carica. E grazie ai miei figli. Quindi grazie mille, continuate così. Ciao.